Se Antonio Sibilia è stato foriero di successi calcistici sul campo, il figlio Cosimo, senatore della Repubblica, sta ripercorrendo le sue orme come dirigente sportivo. L'amministrazione comunale di Mercogliano, infatti, ha celebrato il neo presidente della Lega Nazionale Dilettanti con una benemerenza che non è soltanto riconoscimento per la nuova carica, bensì la conferma di una storia personale tutta dedicata al calcio e allo sport. È un'enorme felicità essere premiato stasera nella città dove vivo. E quindi un ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale, al consiglio comunale per intero e attraverso il consiglio comunale a tutta la cittadinanza di Mercogliano. Riconoscimento che viene dato a me in quanto presidente della Lega Dilettanti, una Lega che annovera migliaia di società, circa 13.000, 60.000 squadre, 1.200.000 tesserati in tutta Italia. Quindi direi un importante traguardo che è stato raggiunto. Presente alla cerimonia anche Giuseppe Saviano, delegato provinciale del CONI, che ha sottolineato l'importanza per la provincia di Avellino di avere una personalità di spicco in campo sportivo. È un fatto importante avere un irpino a capo della Lega Nazionale Dilettanti. Come ricordava prima il Presidente, è una Lega con 14.000 società sportive, con migliaia di praticanti, che influirà anche sulla elezione del nuovo Presidente della Federazione Nazionale. Dopo Sordil, il senatore Cosimo Sibilia, attraverso un'esperienza maturata nel CONI regionale, e quindi per noi, ripeto, è un orgoglio per tutto lo sport alpino. Sicuramente porterà vantaggi allo sport, non in modo clientelare, ma in modo di programmazione delle attività dilettantistiche nella nostra provincia e regione.